oggi sono senza giacca perché ci sono 15 gradi, cioè veramente la macchina me ne segna 21, comunque va bene. Stamattina mi sono svegliata con gli occhi gonfissimi e ieri sera ho utilizzato lo struccante bifasico di Puro Bio, quindi non so se può essere collegata la cosa, comunque mi è rimasto ancora un po' gonfio qua sotto. Vabbè, adesso devo vedere se quello lì mi spiace anche buttarlo via, magari non saprei per cosa utilizzarlo, perché anche sul viso non mi è piaciuto, mi ha tutto arrossato il viso. Vabbè, parentesi. Allora, per quanto riguarda la terapia con isotretinoina, devo dire che questo mese l'unica cosa che ho notato, anche complice il freddo probabilmente, mi si sono seccate un sacco le mucose, quindi qua sotto al naso praticamente e qua nel condotto lacrimale secco da far paura. Qua mi si è anche un po' spaccato sotto al naso. Le labbra sono tornate un po' screpolate, ma non ai livelli del primo mese, da veri tagli qua, normali, cioè screpolate da freddo, quindi per quello niente di nuovo. Sto utilizzando veramente diversi burro cacao e sto testando un po' di tutto. E stamattina ho ordinato anche quello di Don Sole a Toscana, quello nel tubettino, e poi ho ordinato anche il roll-on per le labbra e contorno. Niente, quindi la cosa che ho notato questo mese è stata la secchezza anche proprio di pelle del viso, e mi ha lasciato un po' spiazzata perché non sono abituata a avere la pelle secca, anzi. Quindi vado di crema idratante a manetta, fondotinta Zui, perché è quello insomma che mi tiene un po' la pelle più idratata, e poi anche quello adesso sta facendo fatica con il freddo. Poi vabbè, oggi è risbucato un po' di caldo, quindi questi sbalzi di temperatura magari non aiutano, e quindi niente, sto procedendo come di consueto, le analisi vanno bene, gli esami tutto a posto. La pelle del corpo proprio, anche quella liscissima, soprattutto le mani, ho notato questa cosa qui, e i capelli anche loro come sempre, li ho lavati sabato, oggi è mercoledì, sono ancora puliti, quindi anche per quello va benissimo. Le unghie ho notato, non so se è correlato, comunque anche le unghie sono veramente più forti e basta, quindi direi che il problema maggiore, diciamo, se vogliamo chiamarlo così, è la secchezza alle mucose. Per il resto va tutto bene, è un periodo un po' di apatia generale, infatti non sapevo neanche se registrare questo video oggi perché sono un po' apatica così, vabbè, un po' di scazzo generale. Però ho visto che ho avuto un buon riscontro e mi scrivete in diverse, anche in privato, per questo problema, visto che siamo in tante ad affrontare questa cosa dell'acne, e ho sentito anche diverse ragazze che anche loro stanno facendo questa terapia, quindi mi ha fatto piacere un po' confrontarci su questo problema comune. Io devo dire che per il momento sono soddisfatta perché il problema acne direi che è superato. Sto continuando con la cura ovviamente perché
grosso è stato fatto, le macchie ci lavoreremo e magari vi dirò anche un po' come gestisco questo fatto delle macchie, cosa uso per contrastarle, per farle andare via. Ah, e poi non c'entra niente con la terapia, comunque ieri sono andata a fare il controllo dal dentista per l'apparecchio e niente, non me lo toglierò ad aprile come doveva essere, per insomma, l'anno finiva ad aprile, e però è stato consigliato comunque di tenerlo un po' di più perché dal momento che faccio il lavoro lo devo fare bene ovviamente, e se lo tolgo finito l'anno c'è il rischio che comunque mi si ritornino a spostare i denti, quindi dovrò portare ancora un po' di pazienza. Si parla di al massimo un anno e mezzo, comunque già pensare a ottobre non ci voglio pensare, spero di togliermelo prima dell'estate, ma non lo so a questo punto, e ci speravo ma no. E poi dopo, una volta che l'ho tolto, dovrò mettere due tiranti nell'arcata quella inferiore, da canino a canino, così si spostino i denti, quindi quello lo terrò penso a vita, e invece sopra metterò il bite di notte. E niente, quindi anche questo aggiornamento apparecchio, che veramente ormai sono stanchissima dell'apparecchio, non vedevo l'ora di togliermelo, vedevo la luce, dai aprile, invece no, neanche aprile. E avevo meditato di andare in officina ad andare a farmelo togliere, ma sembra una buona idea, e quindi vedrò di portare pazienza e me lo terrò, perché veramente, cioè, sono contenta del risultato che otterrò, già vedo comunque i denti un bel po' cambiati, e cioè cambiati, spostati, e anche la fisionomia comunque del viso mi è cambiata tantissimo. Ho guardato dei video vecchi, ma veramente, mettendo a confronto tipo un video vecchio con gli ultimi video fatti, proprio cambiato fisionomia, tipo un po' più allungata, non lo so, cioè dimagrita non mi sembra, perché mangio sempre uguale, anche se magari i primi tempi con l'apparecchio facevo un po' fatica, però bene così, portiamo pazienza. E come al solito vi ringrazio per i vostri commenti, per la vostra vicinanza e per la compagnia.